Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Alex e quest'oggi, da come potete ben vedere, siamo su Minecraft, nel mio mondo vanilla su PlayStation, senza trucchi e tante belle cose, con questo bel tramonto, per dirvi che cosa faremo oggi, ovvero andremo ad ammazzare il boss più forte di Minecraft, almeno credo, però non ne sono sicuro. E per fightare Warden, tra l'altro sì, si chiama Warden, ho fatto tutte queste belle pozioni di danno, ho fatto tutte queste pozioni di rapidità, di forza, di rigenerazione, di cura istantanea. Perché? Perché sono un paranoico del cacchio, ma anche perché questo boss, state tranquilli, che non è una cagatina, ma è veramente molto forte. Letteralmente con l'armatura in netherite, ma soprattutto a difficoltà difficile, perché questo qua facciamo finta che sia un mondo hardcore, però ovviamente su Minecraft per console il mondo hardcore purtroppo o per fortuna non esiste. Però sti cavoli, perché a noi non ci interessa. E io direi che oltre alle pozioni di, vabbè, invisibilità e tutte queste qua, credo di aver preso tutto. Non ne sono sicuro, ok, credo di sì. Anzi, no, mi devo andare a prendere le altre pozioni di rigenerazione istantanea. Qua ci stanno le mele d'oro incantate. Ne prendo due, così ci facciamo anche l'obiettivo di Minecraft. Perché non si sa mai, ovviamente. Ah, comunque, se vi state chiedendo tutta quella roba all'interno, è perché avevo dei. Cioè, c'era un mio amico che veniva qua a giocare su Minecraft. Però chill, insomma. Cioè, ora ha quittato un pochino Minecraft. Però credo che ritornerà, a meno che io non lo porto su quel sito bello viola. Perché sì, ovviamente, chi se lo stesse chiedendo, io su quel sito viola sono ancora vivo, fortunatamente. E scusatemi soprattutto per il periodo che non ci sono stato, però purtroppo chi mi conosce bene non ha avuto la possibilità di fare stream, non ho avuto neanche la possibilità di fare giochi che posso anche, capito, no, fare un video su YouTube. Questo intendo. Niente, se volete farci un salto, io ci sono. E soprattutto in descrizione e nel commento, nel primo commento, metterò il link di PayPal se volete supportarmi, se volete supportare il canale così che io possa crescere. E niente, dopo aver fatto tutte queste premesse, io direi che possiamo anche avviarci per andare all'Ancient City e noi ci vediamo direttamente lì, ragazzi. Eccoci qua, ragazzi, siamo arrivati all'inferno. Vabbè, ovviamente ora voi non vedrete, però prima di andare lasciate un like, un commento, altrimenti mi faccio ammazzare dallo zombie. No, manco per sogno, però mi ha colpito lo stesso. Ma prima di andare qui, pausa pranzo. Ok, io direi di iniziare con la pozione di invisibilità, di mettere i blocchi di ferro, così faccio spawnare gli Iron Golem. Ok, Iron Golem posizionati. Direi di mettere la pozione di rapidità e via, possiamo andare. Eccolo qua, ragazzi. Eccolo, siamo qui. Ora mi serve pozione rigenerazione, soprattutto pozione di forza. Ecco qua, sta spawnando, ragazzi. Sta spawnando. Eccolo qua, ragazzi, è spawnato, è spawnato. Dobbiamo tornare indietro, dobbiamo tornare indietro. Dagli Iron Golem, dagli Iron Golem. Dove sono gli Iron Golem? Dove sono? No, perché non è spawnato questo Iron Golem? Regà, aiuto, per favore. Non mi ero mai spaventato così prima d'ora. E grazie, soprattutto mi serviva che questo coso non spawnasse. Ok, mi ha appena annusato. Pozione di rigenerazione adesso. No, no, ragazzi. Ragazzi, perché mi sta seguendo a me? C'è un piccolo problema, mi sa. Ha un'aurea potentissima questo coso. Fa malissimo. Fa malissimo. Sto coso è sovrannaturale, raga.
Questo coso è sovrannaturale, ve lo giuro. Non ha senso di esistere sto coso. Sto coso non ha per niente Sto coso non ha per niente senso di esistere. No, perché mi insegue? Perché mi insegue? No, ragazzi, no, 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 no. Mannaggia a me, ma perché ho fatto sta cosa? Perché l'ho fatto? Perché l'ho fatto? Eccolo, lo vedo. Magari voi. Magari voi manco lo vedete, però dettagli. Io non voglio morire, io non voglio morire. Cioè, già sono morto in realtà. No, perché me la sono lanciata addosso? Te non mi vedi, te non mi vuoi vedere. No, 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 cosa ti urli? Cosa ti urli? Chi sei? Lion WGF che urla? Ma! No, raga, raga, è impossibile. È impossibile, mi ha one shottato. Mi ha one shottato full armatura. Dopo che sono morto letteralmente quasi 80 volte, questa comunque è la mia voce durante, cioè non durante il video, preregistrata insomma, scusatemi se farò una reaction molto povera per quanto riguarda di urla e robe del genere, però dopo che sono morto 80 volte diciamo che la mia frustrazione aveva avuto la meglio su di me. E vabbè, piccolo spoiler, ho perso il mio arco potentissimo, impatto 2, forza 5, potenza 5, tutte quelle robe là. RIP, piccolo arco. Ah, tra l'altro nel finale c'è anche una piccola sorpresa che capirete tra poco. Guardate tutto il video e capirete. Ragazzi, non ci credo. Ce l'abbiamo fatta a vincere contro il Warden. Io non ci voglio credere. Ho perso 40 anni di vita, però l'importante è che abbiamo vinto. Per fortuna, direi. Potevamo vincere più facilmente, lo sapete come, con le frecce, però secondo me non dico che sarebbe stato come barare, perché ovviamente non lo è, però capitemi che lo stesso potevo farlo, però è stato allo stesso tempo arduo e molto brutto, e questa cosa non la farò mai più, statene certi che non combatterò. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio, bella. Non fighterò mai più il Warden.